Benvenuti su Notizie Top. Nel video di oggi parleremo di Fiordaliso e di ciò che è successo con suo figlio Sebastiano. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Fiordaliso è rimasta incinta a soli 15 anni, dando alla luce il suo primogenito, Sebastiano Bianchi, nel 1972. A seguito di ciò, fu mandata in un istituto per ragazze madri, crescendo Sebastiano con l'aiuto dei suoi genitori. Sebastiano ha un fratellastro, Paolo Alberto Tonoli, nato da un precedente matrimonio di Fiordaliso che si è concluso con un divorzio. La cantante è nonna di Rebecca Luna, figlia di Sebastiano, ma il suo passato rimane un segno indelebile nella sua vita. Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, ha condiviso dettagli della sua vita sentimentale, inclusi i momenti difficili del suo matrimonio con Tonoli, segnato da violenza domestica. I suoi figli sono stati un sostegno costante per lei, dimostrando che l'amore tra madre e figlio può superare molte difficoltà. Fiordaliso ha avuto Sebastiano quando era ancora molto giovane, e questa esperienza l'ha fatta maturare rapidamente. La cantante ha fatto una confessione toccante sulla sua prima gravidanza, sottolineando il suo coraggio e la sua incoscienza. Marina ha dichiarato: «Più che brava a portare avanti la gravidanza, sono stata coraggiosa e incosciente. Lui ha fatto una vita in mezzo alla spiaggia, al mare. Io mi sentivo in colpa perché ero una ribelle. Io sarei andata contro il mondo per mio figlio. La proposta di abortire è durata 2 secondi nella mia testa». Queste parole riflettono la profondità del legame tra Fiordaliso e suo figlio, evidenziando la sua forza sia come madre che come donna. E tu cosa ne pensi della vita della cantante? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.